Si è svolta questa mattina in Piazza San Giovanni ad Imperia la festa per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con il tema Esserci sempre, per sottolineare l'importanza del servizio e della vicinanza ai cittadini. La celebrazione ha visto naturalmente la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Imperia. Ne abbiamo parlato con il questore della provincia, Giuseppe Felice Peritore. Oggi celebriamo 170 anni alla Fondazione della Polizia di Stato. È un'istituzione che si è evoluta nel tempo per assicurare i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, tra cui anche la sicurezza dei cittadini. Oltre che una celebrazione, è anche il momento di fare un bilancio. Il bilancio è altamente positivo dei risultati conseguiti. Lo testimoniano più di 150 arresti in termini di polizia giudiziaria, 1000 persone denunciate in stato di libertà all'autorità giudiziaria, ma anche in termini di prevenzione generale, con 40.000 persone identificate e 20.000 veicoli controllati. Sono in aumento anche i provvedimenti espulsivi dal territorio nazionale nei confronti dei migranti clandestini. Quindi tutte le percentuali, i dati operativi sono in aumento, mentre i reati sono in diminuzione. Gli indici delittuosi rispetto all'anno scorso sono in ribasso, quindi il bilancio è altamente positivo. Ottima l'intesa con le specialità della Polizia di Stato, frontiera, postale, ferroviaria e polizia delle telecomunicazioni, grazie al sapiente coordinamento effettuato dal signor prefetto di Imperia, dottor Armando Danei. Un risultato per tutti, vorrei citare l'abbattimento dei respingimenti dalla Francia. Abbiamo avuto 2.800 respingimenti in meno rispetto all'anno passato. Quindi assolutamente positivo il bilancio, siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuto. Oggi premiamo dei colleghi che hanno realizzato delle brillanti operazioni, ma è solo una rappresentanza di un gruppo straordinario di servitori dello Stato che sono i poliziotti in servizio a Imperia. Tra le autorità politiche presenti, il sindaco di Imperia e presidente della provincia Claudio Scaiola, che ha parlato così del compleanno, tra virgolette, della Polizia di Stato. Beh sì, è un modo di stare vicino nel centro della città alle forze di polizia, la principale, la pubblica sicurezza, che garantisce una vita più serena per ciascuno di noi, che ha anche sempre buoni risultati e nell'ultimo periodo anche risultati positivi nella città e nella nostra provincia. Un modo di stare insieme per ringraziare anche le forze di polizia per il loro impegno. Forze di polizia che collaborano anche con il comune, vista la vasta rete di telecamere di videosorveglianza che sono state installate e che ultimamente hanno portato anche a dei risultati. Ci vuole sempre il bravo investigatore, ma se il bravo investigatore è supportato dalla nuova tecnologia, in particolare queste telecamere di grande efficienza 4K che abbiamo installato in città, ce ne sono più di 300, il bravo investigatore insieme alle telecamere riescono a fare prevenzione e, per chi sbaglia, riuscire a rintracciarlo e quindi a farlo pagare. Il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, presente alla festa della polizia per rappresentare tutta la regione, e il presidente Giovanni Toti. Vogliamo manifestare la nostra vicinanza al corpo delle polizia, soprattutto per i 170 anni dell'anniversario, quindi è anche interessante l'hashtag Esserci Sempre, perché in realtà è così, con la loro presenza costante e discreta ci assicurano non soltanto di vivere in maniera serena e tranquilla, ma a tutte le cerimonie anche religiose e politiche sono partecipi e ci assicurano il buono svolgimento di qualsiasi cosa. Quindi è importante esserci oggi per manifestare la nostra vicinanza ad un corpo che è sempre stato vicino allo Stato.